Douglas era rimasto senza macchinista e fuochista e la sua fornace non sprigionava più calore. Ma Donald era più determinato che mai a trovarlo. Dougie! 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 Aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Aiuto! Sono qua giù! Questa cioccolata è proprio buona! Toby! Hai visto Douglas? Sì, l'ho visto! Era alla stazione di scambio, proprio dove l'hai lasciato! Ma è esattamente da lì che arrivo e non c'era traccia di lui! Io pensavo che voi due aveste litigato! Sì, sì, ma è pur sempre mio fratello ed è bloccato là fuori da qualche parte con questo terribile gelo! Douglas, sono così contento di vederti! Oh, anch'io, Donald! Pensavo che sarei rimasto bloccato qua fuori per sempre! Già! E potremmo rimanere bloccati qui ancora per un po'. Ho quasi finito l'acqua! Ma tu hai il mio tender! Magari c'è qualche goccia d'acqua ancora! Perfetto! Questo significa che posso portarti all'officina! Presto te ne starai di nuovo al calduccio! Ah, sapere che mio fratello è tornato a cercarmi è sufficiente a scaldarmi il cuore! Così Donald portò Douglas all'officina per far riparare il giunto e riagganciare il suo tender. Oh, bella mossa rimanere senza acqua! Ah, beh, almeno avevo ancora un po' di carbone! Un po' di carbone? Vuoi dire il mio carbone? Come tutti i fratelli, a volte Donald e Douglas litigano. Te la sei presa comoda per venire qui. Muoviti e fa silenzio. Ma non importa quante volte possano bisticciare, Donald e Douglas alla fine fanno sempre, sempre pace. Pezzo mancante. Ma non ce n'era traccia da nessuna parte e i passeggeri iniziavano a essere impazienti. Non se ne può più di aspettare. Si potrebbe andare un po' più veloce? Che state cercando? Così farò tardi e perderò la mia coincidenza. Ma poi cosa ci sarà di tanto importante in un fischio? Devo fischiare per forza in alcuni punti lungo la linea per far sapere agli altri che sto arrivando. Questi sono gli ordini. Ancora non avete trovato il mio fischio? Oh, così non va affatto bene. Potremmo restare qui fino a domattina. Allora dovremo fischiare noi al posto tuo. Ottima idea! Anch'io so fischiare! Così Mike continuò a percorrere la linea e ogni volta che arrivava in un punto in cui avrebbe dovuto fischiare, il suo macchinista, il capotreno e i passeggeri fischiavano tutti al posto suo. Facevano più rumore di quanto lui non ne avesse mai fatto. Ma Mike si sentiva un po' sciocco e non idoneo senza il suo fischio. Mike era piuttosto in ritardo quando fece il ritorno ad Arlesburg e Duck dovette aspettarlo. Forse hai trovato un ingorgo, Mike? No, Duck. C'era una mucca sui binari. E ho avuto un problema con il mio fischio. Beh, so bene come ci si sente. Almeno il mio macchinista lo ha finalmente ripulito per bene. Cos'è?
Cos'è successo a Mike? Oh, non fare troppo caso a lui, Thomas. Adesso è una locomotiva non idonea. Una locomotiva non idonea? Ma che cosa vuol dire? Che non ha più il suo fischio. È scioccante. Noi non accettiamo le locomotive senza fischio. Non è così, Mike? Oh, qualcuno ci ha bollito un uovo sopra? No! Si è infuriato con una mucca ferma sulle rotaie. Proprio così. Ma non avrebbe dovuto far altro che dirle... Muoviti! O magari fare così. Il povero Mike desiderò di non essersi arrabbiato così. Se non si fosse surriscaldato, non avrebbe mai perso il suo fischio. Oh, e dateci un taglio, ragazzi, per favore! Sentirete che fischio mi farò rimontare! Sarà il più potente di tutti! Penso di sapere come vendicarmi! È un piano davvero geniale! Vorrei soltanto che ci fosse anche il suo amico! Bert si affrettò lungo i binari finché non raggiunse il bosco, dove la linea cominciava a salire ripidamente in cima alla collina. E poi rallentò di colpo. Andiamo, Bert! Perché hai rallentato? Pam per focaccia! È giunta l'ora della mia vendetta! Oh, sono bagnato fradicio! Sono completamente zuppo! Bert! Bert! Ma che stai combinando? Pam per focaccia! Pam per focaccia! Di nuovo alla stazione di Arlesburg. Sir Duncan aveva scoperto molto presto cos'era successo. Bert, sei una locomotiva molto cattiva. Sei stato scortese con i visitatori. Ma sono stati loro a schizzarmi per primi, signore. Io volevo solamente... Non voglio sentire scuse, Bert. Sono molto deluso da te. Va nel tuo deposito. Oh, santo cielo! Oh, povero Bert! Bert se ne stava triste solo nel suo deposito quando vide i due visitatori che andavano di nuovo a trovarlo. E adesso che cosa vogliono questi due? Ciao, Bert! Volevamo soltanto dirti quanto ci sentiamo in colpa per averti schizzato con la nostra macchina. A essere onesti, non stavo prestando attenzione alle pozzanghere, ecco... Nemmeno io! Ero troppo impegnato a scattarti tutte quelle fotografie. Oh, beh, io penso... Beh, sì, insomma, anch'io sono dispiaciuto per averla bagnata, signore. Ci stavamo chiedendo, ecco, se magari ci fosse un modo per farci perdonare da te, Bert. Magari potremmo darti una bella lavata per renderti di nuovo elegante, proprio come questa mattina. Quando Rex e Mike tornarono, Bert era di nuovo lucido e splendente, come quella mattina. Oh, abbiamo saputo che oggi hai avuto un battibecco con due visitatori scortesi, Bert. Pensavamo che fossi ricoperto di fango. Infatti, ma poi mi hanno ripulito tutto. In realtà erano molto gentili. Hanno detto che parleranno di me in un bel libro e che apparirò anche in un cartone animato che prima o poi andrà in onda in TV. Non puoi essere così sciocco, Bert. Questo non accadrà mai. Evidentemente ti stavano prendendo in giro. Ma è successo davvero? Mi sbaglio? No! E poi ci fu un problema. Oh, forse avrei dovuto bagnarli questi binari deformati. Oh, sta attento! Oh no! Va tutto bene, Belle? Adesso provo a rimetterti sui binari. Non c'è abbastanza tempo per questo, Flynn. Devi andare a spegnere quell'incendio prima che si propaghi. Hai ragione. Gomme da strada innestate. Tranquilla, Belle.
Flynn il fiammeggiante all'armaggio! Prendi questa, incendio! E anche questa! Che te ne pare di questa qui? Hai ancora sete? Più tardi, quando l'incendio fu spento, Thomas portò Rocky con sé per salvare Belle. Sta tranquilla, Belle! Ricomincerai a domare incendi in men che non si dica! Grazie, Rocky. Oh, cielo! Oh, povero me! Ma cosa devo fare con questi benedetti binari? Ogni volta che fa un po' più caldo si deformano e si piegano. Oh, come se la mia giornata non fosse già abbastanza brutta per via di questo sciocco cappello, anche se devo dire che mi ha tenuto fresco. Mi scusi, signore. Mi è venuta un'idea. La signora Hutt ha detto che il cappello bianco avrebbe respinto i raggi solari, tenendole la testa al fresco. Sì, beh, mia madre dice tantissime cose, Thomas. Ma forse i binari resterebbero più freschi e non si deformerebbero se li dipingesse di bianco. Li dipingesse di bianco? Che idea brillante, Thomas! È davvero la soluzione perfetta! Beh, Thomas, devo ammettere che per una volta mia madre aveva ragione. Il bianco riflette davvero i raggi solari e mantiene le cose più fresche. Proprio come il suo utilissimo cappello da safari? Questo non è un cappello da safari, sono stato chiaro? Allora, quando è che partirà la volta della giungla, signore? Oh, basta così! Sono arcistufo di sentire tutti prendersi gioco del mio nuovo cappello. Adesso mi avete proprio fatto arrabbiare. Ecco, puoi prenderlo tu. Ah, dopo questa ho visto proprio di tutto. Oh! Oh! Oh, Edward! Oh. Edward era molto orgoglioso di accompagnare il sindaco e Sir Topham al castello di Callan, anche se loro si aspettavano di vedere James. Il mattino seguente, Sir Topham andò a trovare James. Oh, smettila di nasconderti lì dietro, James! Fatti vedere, per favore! Non so se tu sia ancora una locomotiva splendida, James, ma sei certamente una locomotiva appiccicosa. Lo devo ammettere, hai un aspetto ridicolo e come se non fosse abbastanza, hai deluso molto sia me che il signor sindaco ieri sera. Mi dispiace, signore. Ma Edward mi ha raccontato quello che è successo. Ho saputo che hai lavorato duramente per tutto il giorno, James, e hai portato a termine tutti i tuoi compiti. Se non ti fossi preoccupato così tanto di un graffietto da nulla, avresti portato a termine anche il tuo compito speciale. Ora va a farti lavare, svelto? Sì, signore. Mi dispiace, signore. James fu rimandato immediatamente all'officina per essere ridipinto da capo. E mentre aspettava che la vernice si asciugasse, ricevette una visita a sorpresa. Oh, salve, sua venerabilità. Ciao, James! Il tuo amico Edward mi ha detto quanto eri deluso ieri sera per non essere riuscito a portarmi al ballo al castello di Callan. È stato molto gentile a riferirglielo, sua altezza. Puoi chiamarmi signor sindaco, amico mio. La vernice di James sarà asciutta per stasera, vero, Victor? Oh, sì, signore. Signor sindaco. Allora, ti piacerebbe portarmi a una cena a Vickerstown stasera, James? Ne sarei molto onorato, signor sindaco. Lo saremo entrambi, vero? In realtà ho bisogno solo di James per stasera, Sir Topham. Oh. Quella sera, James si sentì molto orgoglioso di portare il sindaco a Vickerstown. Hai davvero uno splendido aspetto stasera, James. Grazie, Edward. Questo lo so.